Ecco, un attimo solo, vi voglio un'altra cosa, un'altra sorpresa vi voglio fare, perché c'è un altro, voi nel film parlate di un giornalista e noi quel giornalista lo abbiamo qui con noi questa sera, eccolo qua, Luigi Abate. Buonasera, buonasera, grazie Antonio. Voi parlate proprio di lui, c'è proprio il giornalista che fa la domanda e che dice che è stato licenziato dalla TV, è lui. Grazie. Saluto, è vero, è lui, Luigi Abate, sì. Saluto Ricky Tognazzi e Simona Itto. Sono quello oggetto delle famose risate di Vendola al telefono. Io lavoravo per Blue Star TV, fui minacciato in diretta, ci fu tutta una vicenda con un parlamentare, mi si disse domani parlerò con l'editore, coincidenza o non coincidenza, io dopo un mese vengo licenziato con una presunta storia di esuberi per crisi finanziaria dell'azienda. Ero scomodo, ho le telefonate del responsabile del personale, il quale mi diceva tu sei scomodo e verrai fatto fuori. Io da quel momento... Luigi, fuori... la sua storia è molto lunga, ne parleremo. Io volevo solamente... In ogni caso, da quel momento ho creato una mia realtà editoriale per essere libero, per difendere il diritto di Taranto alla vita, una Taranto che viene stuprata. E devo ringraziare davvero tutto lo staff, tutta la fiction per la sensibilità dimostrata, perché io penso, da figlio di un papà perso per cancro, un terribile sarcoma, io penso che ogni tarantino si riconosca in questa tragedia e ogni tarantino voglia urlare il proprio diritto alla vita. E io non sapevo nulla, vedendo così il trailer, di questa vicenda del giornalista. Però questo la dice lunga sulla libertà di informazione in Italia, che è molto ma molto condizionata e soffocata, e quindi volevo ringraziare Luigi. Luigi, andremo avanti così, voglio dire solamente a Simona e a Ricky che se digitate su Google Luigi Abate lo trovate, il più rompiscatole giornalista d'Italia, è uno praticamente che li ha cantati a Conte in diretta, Di Maio, a tutti, senza, non ha escluso nessuno. Che Abate ha fatto a noi, che sono molti poi i giornalisti che hanno pagato sempre, no? Non solo Abate, però noi raccontiamo attraverso questa figura che per noi è inventata, altrimenti no, ci saremmo sentiti. Abbiamo raccontato un altro, mio figlio Francesco Venditti, che racconta la storia di questo giornalista, e abbiamo raccontato la storia purtroppo di molti giornalisti, e sulla libertà di stampa ci sarebbe da parlare. Da farci un'altra serie sicuramente. Vi fa davvero onore, perché avete dimostrato di essere voci fuori dal coro e siete idealmente i papà e le mamme dei tarantini. Grazie Luigi, rimani con noi.